Quando si dice che c'è bisogno di cultura, c'è più bisogno di cultura, è un discorso che va fatto in senso ampio, in senso lato. E per quel che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, la cultura diventa fondamentale. Ne parleremo questa sera a porte aperte. È giovedì e come ogni giovedì torna a porte aperte. Buonasera e bentrovati nel nostro studio e soprattutto grazie per permetterci di entrare nelle vostre case come ogni settimana. L'ho detto nel nostro incipit. Stasera si parla di sicurezza sul lavoro, ma con un approccio diverso. Non vogliamo affidarci a quella che è la fredda contabilità, purtroppo, del numero degli infortuni o, ancor peggio, delle vittime sul lavoro. No, perché se la sicurezza sul lavoro, come ogni altro settore, si affronta partendo dalla cultura, dal implementare quella che è la cultura della sicurezza, allora forse qualcosa può cambiare. E ne parleremo questa sera, come al solito, con ospiti che ne sanno. E, parto subito dalla mia destra con Pasquale Legnante, il segretario provinciale della CISL di Frosinone. Buonasera, buonasera. Grazie, benvenuto anche a Paolo Veronese, l'amministratore di Veronese Sicurezza. Buonasera. E buonasera e benvenuto ad Eugenio Samori, il vicepresidente del gruppo dei giovani industriali di Unindustria Lazio. Buonasera, buonasera. E come dicono gli americani, gli inglesi, gli anglosassoni, quelli bravi, last but not least, ovvero l'ultimo ma non in ordine di importanza, anzi, buonasera e benvenuto al mio dottore Giancarlo Pizzutelli, responsabile del Dipartimento Prevenzione della ASL di Frosinone. Non abbiamo sentito il saluto del dottor Pizzutelli, ma abbiamo visto Sì, che ci ha eccomi. salutato. Eccolo qua. Grazie Ecco, buonasera a tutti, grazie dell'invito a e lei, un saluto a dottore. tutti presenti. Grazie, grazie. Allora, prima di partire con la discussione, come al solito, abbiamo la nostra scheda introduttiva e allora la lanciamo subito, la scheda. Oltre 1.000 morti dall'inizio dell'anno, ma la fredda contabilità delle vittime sul lavoro ormai non basta più. Non basta perché l'effetto è che quelle persone morte mentre portavano il pane a casa diventino appunto solo numeri, e invece no. Dietro ogni numero c'è un nome, sempre. Le statistiche raccontano dati e percentuali, dietro ci sono storie. Famiglie, amici, città, luoghi. Ed il racconto diventa difficile, la rabbia e le considerazioni strettamente personali prendono il sopravvento. Il problema è che si dovrebbe parlare meno di infortuni e più di sicurezza, perché un lavoro che non sia sicuro non può essere considerato tale, perché con la solidarietà del giorno dopo non cambia nulla. I morti ed i feriti non tornano come prima, ma soprattutto non si cambia l'approccio al problema. Fin quando verrà utilizzato il vecchio adagio del tanto a me non succede, nulla cambierà. Ed allora, la necessità è quella di trasformare l'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro in cultura della sicurezza sul lavoro. Bisogna smetterla di pensare che mettere in sicurezza un operaio sia solo un modo per sfuggire ad una sanzione, così come per i lavoratori stessi. Iniziare a capire invece che utilizzare i dispositivi di protezione non è un piacere che si fa al proprio datore di lavoro. Non aspettiamo quindi che qualcuno faccia una cosa che ognuno dovrebbe fare, parafrasando una vecchia poesia. Cerchiamo di capire che ciascuno ha un proprio ruolo all'interno dello scacchiere decisionale, diventando fondamentale ai fini di un lavoro in piena sicurezza per tutti. Abbiamo visto la scheda e allora è il momento di cominciare subito con la nostra discussione. Io parto da Paolo Veronese. Perché? Perché Paolo Veronese l'avrete visto anche sui social, l'avete visto sui nostri schermi di Teleuniverso, è un operatore della sicurezza. Fa sicurezza per mestiere, sicurezza nei luoghi di lavoro, però è uno di quelli che ha deciso di puntare davvero sulla cultura della sicurezza. Corsi, trasmissioni radiofoniche, trasmissioni web, addirittura un libro. Perché? Allora Fabio, perché? Perché, beh, tutto nasce da molto lontano, in realtà. Diciamo, ci siamo resi conto già da qualche anno che c'era bisogno di spiegare il lavoro che facevamo. Spesso la sicurezza proprio,
da azienda che offre servizi di sicurezza, viene vista come l'ennesimo balzello. L'espressione più brutta che ho sentito usare nei confronti del lavoro che facciamo è stata quella del pizzo. Dice, sono passati quelli per il pizzo della manutenzione. Perché? Perché spesso l'approccio che ha l'imprenditore nei confronti della sicurezza è come qualcosa che gli cade addosso, ok? Ma il problema non è la visione dell'imprenditore, è il modo con cui questa sicurezza l'abbiamo raccontata negli anni, come imposizione. Quindi mancava una chiave di lettura che spiegasse all'imprenditore che fare sicurezza è un vantaggio per sé, per la propria azienda, per i propri lavoratori. Visto che sì, è vero che io opero nel settore della sicurezza, ma allo stesso tempo sono anche un imprenditore, quindi ho i miei dipendenti, certo. Ho le persone che per me lavorano ogni giorno in tutta Italia, è chiaro che parte proprio da una esperienza personale, dice, per me la sicurezza è un valore aggiunto, e da lì quindi è nata, diciamo, la prima esperienza è stata quella di scrivere un blog e quindi cominciare a raccontare al cliente, diciamo all'imprenditore che aveva a che fare con problematiche della sicurezza, quali potessero essere diciamo, le motivazioni per fare sicurezza, quali fossero le normative, quali fossero le leggi. Piano piano è venuta poi, 3 anni fa, da una chiacchierata con Roberto Monforte, l'idea di un programma, radiofonico, quindi è nato su Radio Day 4 anni fa, Passione Sicurezza, che negli anni abbiamo fatto più di 60 puntate, 6 stagioni e decine di ospiti parlando solo di sicurezza, spiegando in modo semplice i motivi per cui la sicurezza poteva essere un vantaggio per l'imprenditore. Quindi ecco, uno ci si è ritrovato per spiegare al meglio alle persone, ai propri clienti, ma anche ai propri conoscenti, un po' il lavoro che uno svolgeva tutti i giorni. Ecco, da lì è nato un po' tutto il discorso. Dottor Pizzutelli, voi sulla cultura della sicurezza sono 15 anni esatti che ci sbattete la testa in maniera metaforica. Ci racconti un po' il lavoro del Dipartimento di Prevenzione in questi 15 anni, soprattutto con un evento, le giornate della sicurezza, che hanno fatto davvero, davvero scuola. Pregherei anche la regia di mandare a scorrere le slide mentre il dottore parla, perché il dottor Pizzutelli è precisissimo, ci ha anche fornito queste slide che ci fanno capire qual è stato l'impegno nel corso degli anni della ASL. Sì, concordo con quello che ha detto Veronesi, che saluto, perché tra l'altro Veronesi è un costante autore degli stand presso la nostra settimana della sicurezza, quando le abbiamo potute fare in presenza. Adesso sono 2 anni che purtroppo non le abbiamo potute fare in presenza a causa della pandemia, dell'emergenza sanitaria. Però va detto che noi, col passare degli anni, facevamo sempre più ispezioni, molte ispezioni, ma notavamo che non trovavamo una corrispondenza tra il numero di ispezioni e il calo degli infortuni. Cioè c'era un calo degli infortuni, ma non come ci aspettavamo. E allora abbiamo capito che da sole le ispezioni non bastano per risolvere il problema degli infortuni e delle malattie professionali. Ma bisogna assolutamente creare un interesse, creare cioè una sorta di gioco di squadra per cui imprenditori, datori di lavoro e quindi le loro organizzazioni, l'ente pubblico, cioè l'azienda sanitaria locale che ha questo compito di controllo, vigilanza ma anche di promozione, abbiamo deciso di realizzare le settimane della sicurezza sul lavoro. Del resto ogni anno l'Unione Europea proclama in ottobre la settimana della sicurezza sul lavoro. In effetti le prime 2 settimane, i primi 2 anni, sono stati di una durata di 1 settimana. Dopodiché, su richiesta delle forze sociali, l'abbiamo allargata a 1 mese, quindi sono diventate le settimane della sicurezza sul lavoro. E da allora oltre 20.000 studenti delle scuole superiori hanno visitato gli stand che noi abbiamo allestito, tra cui c'era anche lo stand di Veronesi, quindi capitiamo, come dire, a fagiolo, come direbbe un toscano in questa occasione, no? Sono stati realizzati tanti corsi, 170 corsi specialistici e 5.000 frequentatori. Questi corsi specialistici consentono a tutti gli specialisti della materia di mantenere la qualifica, quindi sono abilitanti in qualche modo, no? Quindi danno un punteggio che consentono di mantenere gli incarichi che hanno, per esempio, dei responsabili della sicurezza. Abbiamo fatto 48 visite guidate in aziende virtuose per gli studenti del corso di laurea in tecniche della prevenzione. Noi a Frosinone abbiamo
uno dei pochi corsi di laurea in questo campo. Nel Lazio ce ne sono solo tre, Roma, Frosinone e Rieti, lo facciamo in convenzione con la Sapienza. Abbiamo ovviamente in questi anni, sono 20 anni che abbiamo laureato 400-500 ragazzi che vanno a vincere i concorsi anche fuori, anche nel nord, quindi significa che li abbiamo preparati anche bene, e questo rientra in questo gioco di squadra, cioè se tu aumenti la cultura della prevenzione, ma soprattutto se tu riesci a far comprendere che la prevenzione è una cosa necessaria e soprattutto utile, cioè non è come dice giustamente Veronesi, un pizzo, oppure è una cosa da passare, se deve fare, no, si deve fare perché serve. Quindi se noi coinvolgiamo, se noi riusciamo a convincere le persone, i risultati arrivano, perché la prevenzione purtroppo sconta un difetto rispetto per esempio ai miei colleghi che fanno i clinici, e cioè mentre al clinico si presenta una persona sofferente che ha un problema e che quindi accetta con facilità i consigli, le prescrizioni, quando una persona sta bene o pensa di star bene, si sente bene, non è che è facile fargli cambiare atteggiamento, fargli cambiare comportamento, fargli cambiare modo ad esempio di lavorare. E quindi ecco perché dobbiamo assolutamente fare gioco di squadra. Questa provincia l'ha fatto, la provincia ha risposto, perché se no non potevamo fare le settimane della sicurezza da soli. Quindi hanno partecipato altri enti come l'INAIL, l'Ispettorato, l'Istituto Superiore di Sicurezza sul Lavoro, Monte Porzio Catone, che adesso è diventata una costola dell'INAIL, le aziende virtuose. È chiaro che chi fa gli stand sono tutte persone che hanno record, quindi sono aziende che le facciamo venire a fare gli stand per i ragazzi, ma anche per gli adulti, in cui in questi stand presentano il loro sistema sicurezza, come fanno ad evitare gli infortuni. Ci sono aziende che hanno zero infortuni da 7, 8, 9 anni che partecipano a queste iniziative. Ecco, quindi, dottore. Proprio sul tema delle aziende virtuose vorrei far intervenire gli altri due ospiti. Parto da Samori, perché un'industria ha un suo dipartimento salute e sicurezza. Ecco, come ha detto il dottor Pizzutelli, ci sono tantissime aziende virtuose che collaborano con le forze sociali e con la ASL di appartenenza del proprio territorio. Anche per voi è necessario quindi un approccio culturale. Certo, sicuramente è necessario diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, e in questo senso è molto recente un premio che noi organizziamo ogni anno e che purtroppo nel 2020 per ovvie ragioni non abbiamo potuto organizzare. Questo premio è volto proprio a valorizzare le aziende che sono virtuose nella sicurezza sul lavoro, ed c'è stata una premiazione il 3 dicembre a Milano nell'ambito di un grosso evento che Confindustria Nazionale fa, che si chiama Connext. Questo premio è di concerto con l'INAIL, quindi c'è un bando vero e proprio a cui si partecipano aziende sia associate che non associate al sistema Confindustria. E l'INAIL proprio ai vincitori di questo bando offre una riduzione del tasso, quindi il tasso che pagano le aziende nella prevenzione con gli infortuni, questo viene riconosciuto, insomma, questa riduzione del tasso alle aziende virtuose. Come ti dicevi, anche un'industria ha un dipartimento, un'industria è l'articolazione territoriale che raggruppa le province della regione Lazio di Confindustria, e ha un suo dipartimento con cui noi imprenditori un dialogo quasi costante, soprattutto in questo periodo. Non ultimo c'è stato, insomma, l'anno scorso, sappiamo bene a marzo cosa è successo, e in questo senso c'è anche qui presente il segretario della CISL. Abbiamo proprio noi industriali, con l'aiuto dei sindacati, l'anno scorso dato vita ad un protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro per far fronte al Covid. Grazie a questo protocollo io penso che sia emblematico quello che siamo riusciti a fare, cioè siamo riusciti a tenere aperte le nostre aziende, e siamo riusciti, io sono certo di questo, siamo riusciti anche a fronteggiare i contagi. Ecco, questo perché lo dico? Perché secondo me questo protocollo è emblematico, cioè è necessaria una condivisione con le parti sociali, quindi gli attori della sicurezza sul lavoro chi sono? Sono il legislatore da un lato, il datore di lavoro, i lavoratori, gli organi ispettivi,
E reputo importantissimo il coinvolgimento da parte del legislatore e delle parti sociali, quindi da un lato il sindacato dei lavoratori, da un lato il sindacato delle imprese, perché una troppa burocraticizzazione delle norme, un appesantimento delle stesse, una poca comprensione poi da parte degli attori, questo chiaramente è limitante e ostacola sicuramente, come diceva anche prima il collega imprenditore, necessariamente gli imprenditori devono avere regole chiare, regole semplici e devono essere messi in condizione di attuarle. Non deve essere interpretato come un appesantimento la sicurezza sul lavoro, ma come un valore aggiunto. Ecco, ha fatto l'assist, adesso sentiamo il sindacato, perché tanto è stato fatto e tanto però c'è ancora da fare, però seguendo questa strada, quella della sinergia. Sì, c'è tanto da fare, sono perfettamente d'accordo, anche perché se c'è un argomento a nostro avviso che non può vederci non uniti e non può vederci assolutamente divisi è proprio il capitolo della sicurezza. Io condivido con chi mi ha preceduto, bisogna avere sempre la massima attenzione sul discorso della sicurezza. Dobbiamo fare gioco di squadra, perché non dobbiamo dimenticarci che gli interessi sono comuni, gli interessi sono per tutti comuni, l'interesse è del datore di lavoro, l'interesse è del lavoratore, l'interesse è delle organizzazioni sindacali. Perché? Perché tutti hanno diritto di uscire di casa per andare al lavoro, ma tutti hanno anche il diritto di tornare a casa. E dico questo perché è impensabile, inconcepibile che siamo nel 2021, ci accingiamo all'anno nuovo, il 2022, e ancora purtroppo, nonostante si sta facendo tantissimo, sono d'accordo con quello che diceva prima il dottor Pizzutelli, si sta facendo tantissimo in termini di prevenzione, però purtroppo registriamo ancora infortuni mortali, non dimentichiamoci quello che è successo purtroppo, ahimè, pochi mesi fa all'interno di un'azienda a Broccostella dove ha perso la vita un ragazzo di 23 anni, come pure purtroppo ancora ci sono degli infortuni che portano poi delle gravissime limitazioni alla persona che lo subisce. E quindi a maggior ragione dobbiamo mai abbassare la guardia rispetto alla sicurezza, perché le norme ci sono, le disposizioni ci sono, i dispositivi di sicurezza ci sono e sicuramente si è fatto tantissimo rispetto a questo, ma non bisogna mai abbassare la guardia, perché sono perfettamente d'accordo su quello che è il tema della discussione di oggi. Io credo che al primo posto ci debba essere proprio un cambio culturale da parte di tutti, da parte a volte anche dei stessi lavoratori, non solo dei datori di lavoro, anche da parte dei stessi lavoratori, perché è troppo importante non perdere mai l'attenzione su questo argomento. Ecco, poi questo qui è un tema su cui voglio tornare. Paolo, il vostro lavoro sul campo vi permette di essere non solo coloro i quali entrano in un'attività per mettere le cose a posto, per dire no, qui questo non va bene, deve farlo così. Quello che voglio chiederti è come è cambiato anche l'approccio dei vostri clienti alla tematica della sicurezza da quando voi avete iniziato a curarne la sicurezza? Allora, sicuramente io parlo adesso per gli ultimi 20 anni, che almeno sono quelli da cui faccio questo lavoro. Beh, qui. Anche perché sei giovanissimo. Abbiamo un lasso però di tempo, diciamo un lasso di tempo che ci permette una statistica abbastanza interessante. Io ricordo che 20 anni fa noi lavoravamo spesso in sinergia anche con colleghi di altre zone d'Italia e uno, sai, tornava da queste riunioni pensando di essere l'ultima ruota del carro, no? Perché dico, prima che certi miglioramenti si vedano anche a Frosinone ne passeranno decenni. In parte è anche vero, perché per carità tante discussioni che ancora oggi si fanno, io le ho viste fare in altri tavoli, ma come sarà capitato anche ai colleghi, no, che è abituato a frequentare tavoli anche al di fuori della provincia, ci sono discussioni che da noi arrivano un pochino in ritardo. Detto questo, un gap però è stato rappianato, quindi noi corriamo sempre più veloce anche qui nella nostra terra e sicuramente non siamo il fanalino di coda dell'Italia, anzi probabilmente il nord Italia ha subito un arresto importante già da diversi anni, quindi in realtà
mi sentirei dire che ci sono molto più aziende insicure nel nord Italia che non oggi nelle nostre zone. Certo, il cambio c'è stato, nonostante ci sia poi una differenza fondamentale che è dovuta anche alla dimensione aziendale. I clienti non sono tutti uguali, quindi se da una parte le grandi aziende ovviamente oggi fanno scuola, no? Quindi non c'è neanche da dirlo, quindi le multinazionali piuttosto che PMI strutturate possono solo che insegnare come migliorare la sicurezza nel luogo di lavoro sia lato azienda che lato lavoratore, quindi forse quella sinergia si è anche creata e forse oggi si vanno più a curare le sfumature. È chiaro che quando poi scendiamo a degli imprenditori più piccoli, e lì c'è ancora una divisione importante, cioè tra l'imprenditore, che quindi, questo non è, non parliamo di sicurezza o non sicurezza, parliamo di differenza tra imprenditore e fondamentalmente persona che ha messo in piedi un'azienda in proprio, ok? Così almeno facciamo la differenza. Allora, quando parli con degli imprenditori, che piccoli o grandi che siano, la sicurezza viene vista come un vantaggio. È chiaro, piccole risorse, ovviamente piccoli investimenti anche in campo di sicurezza, ma l'imprenditore li fa. La persona che ha aperto una partita IVA perché non sapeva che cosa fare, allora l'ha aperta, probabilmente vede ancora la sicurezza come l'ennesima problematica e probabilmente anche i suoi lavoratori subiscono la sicurezza perché... E danno questo approccio. Questo approccio qui, sì. Quindi forse, diciamo, la sicurezza, la cultura della sicurezza oggi io... non è che di cultura se ne fa in Italia, a volte anche troppo, cioè attenzione, quindi mi do la zappa sui piedi perché faccio anche quella cosa lì, a volte si fa fin troppa cultura di sicurezza, probabilmente manca una cultura imprenditoriale, ma anche una cultura del lavoro, attenzione, che probabilmente non dà la possibilità di fare quello scatto. E quindi c'è il cortocircuito. Se mancano le basi, tu hai, se non insegni prima a dire buongiorno e buonasera, è difficile che poi qualcuno possa imparare anche ad avere un rispetto della propria persona. E quindi diventa inutile il lavoro di Veronese, il lavoro di Pizzutelli, il lavoro di un'industria, il lavoro del sindacato, perché poi si crea questo cortocircuito. A rendere ancora più difficile il vostro lavoro, dottore, perché io la settimana scorsa avevo qui la dottoressa D'Alessandro, che ringrazio per avermi dato l'ennesima possibilità di avere uno dei suoi uomini migliori all'interno dell'ASL nella mia trasmissione. Ne parlavo con lei e dicevamo, certo, c'è bisogno di fare prevenzione sul lavoro, ma è arrivato anche sto Covid e il Dipartimento Prevenzione è stato messo a dura prova. Voi però, e qui andiamo a vedere insieme anche le altre ASL, nonostante la vostra grande presenza sul territorio, perché ci siete, il Covid va tagliato un po' le gambe, perché se prima andate a fare magari un controllo, una prevenzione sul cantiere, adesso dovete andare a controllare, a fare i tamponi, a portare i decreti di isolamento, diciamo che vi ha anche dato un bel po' di problemi oltre a tutto il resto, il Covid. Beh, indubbiamente sì, siamo stati costretti a lavorare su più tavoli da questo punto di vista, però diciamo che ce la siamo abbastanza cavata, perché quest'anno comunque stiamo in linea con tutti gli obiettivi regionali, perché teniamo conto che la Regione Lazio affida dei compiti a ogni ASL, quindi dà dei numeri da fare, dà delle attività da svolgere, ci sono dei piani di prevenzione, che c'è il piano di prevenzione nazionale che viene poi tradotto in ogni regione, quindi anche in ogni ASL, questo è importante dirlo. E direi che anche quest'anno, dai primi conti che ho fatto, riusciremo a conseguire questi livelli essenziali di assistenza. Va detto però che se guardiamo le statistiche degli ultimi 15 anni, devo riconoscere che questa provincia è quella che ha fatto i progressi maggiori, ma questo per un'anime considerazione anche da parte delle autorità politiche regionali e anche extraregionali. Abbiamo avuto recentemente contatti con Nord Italia che l'anno prossimo vorrebbero in qualche modo assistere o partecipare anche loro alle settimane della sicurezza. Quindi questo è importante. Perché è importante? Perché la cultura della cosiddetta sanzione non può funzionare. Cioè,
non è che non serve a nulla, perché è chiaro che è giusto che venga sanzionato chi non sta in regola, anche perché chi non sta in regola tende a risparmiare, quindi altera un po' le regole del mercato, ovviamente. E quindi è giusto che chi sta fuori regola venga sanzionato, in qualche modo rendiamo anche un servizio a chi invece sta in regola. Ma secondo me la prevenzione, per farla funzionare bene, bisogna agire sempre su tre, almeno su tre canali. Uno è quello dei controlli, ovviamente, importanti, decisivi, come abbiamo detto, e poi sono un obbligo legislativo, quindi assolutamente va fatto. Un altro però è quello della cultura della prevenzione, come si è detto, e quindi cultura, sensibilizzazione, coinvolgimento, in poche parole, l'imprenditore e anche il lavoratore. Rispetta le regole non perché ha paura della sanzione, ma perché ci crede. Cioè, noi dobbiamo fare questo passaggio epocale. Quindi, ci crede, quindi non è che lo preoccupa tanto l'ispezione, ma lo preoccupa tanto le conseguenze che potrebbe avere dannose di un suo comportamento sbagliato o di una sua organizzazione del lavoro sbagliato. E poi, lasciatemelo dire, una terza gamba che ancora è percorsa poco ma sta accelerando è quella dei meccanismi premiali. E cioè la sanzione da sola non basta. La cultura fa tanto, se mettiamo anche dei meccanismi premiali per cui solo le aziende virtuose possono avere dei vantaggi anche in termini di appalti pubblici, incarichi e così via, con una sorta di patentino, di bollino blu, chiamiamolo come vogliamo, alcune aziende per esempio lo fanno al loro interno, alcune aziende se in quell'anno non ci sono infortuni, non ci sono eventi sfavorevoli, danno un premio ai dipendenti, che sono in genere aziende che conseguono risultati veramente sorprendenti. Perché? Perché l'inseguire comunque un risultato, avere un obiettivo, è sempre una cosa positiva, è una cosa che ormai la storia ha dimostrato essere valida. Quindi lavorare su vari terreni fa ottenere dei grandi risultati. Questa provincia, secondo me, lo ha saputo fare, si può fare sempre meglio, ci mancherebbe altro. Questa provincia lo ha saputo fare e, ripeto, negli ultimi 15 anni è quella che nettamente ha avuto il miglioramento più sensibile. Anche perché poi andiamo a vedere i dati che ci ha fornito il dottor Pizzutelli, perché i numeri di Pizzutelli, per chi lo conosce, sono un qualcosa di infallibile, ineludibile. Vabbè, li ho presi dai dati ufficiali, che non è che sia difficile. Ho capito, dottor, però almeno tu li sei andato a cercare. Ci sta chi ancora non parla su cose, diciamo così, tra virgolette, campate in aria. Poi andiamo a vedere col dottor Pizzutelli. Mi piace questo discorso della premialità che faceva il dottor Pizzutelli. Voi come un'industria, a parte il premio di cui mi hai anticipato, Eugenio, perché avevo intenzione di inserirlo, però vorrei sottolineare anche il fatto che la vostra organizzazione dà supporto alle aziende e soprattutto supporto per far sì che possa essere la tecnologia anche ad aiutarle in questo tema importante come quello della sicurezza. Quindi voi entrate in campo in maniera attiva nell'aiuto alle vostre imprese associate. Sì, certamente. La nostra associazione supporta chiaramente tutte le aziende iscritte su varie tematiche. Diciamo ovviamente in primis il campo delle relazioni sindacali e relazioni industriali è quello che storicamente ci ha sempre contraddistinto, non dimentichiamo che noi siamo come Confindustria firmatari dei contratti collettivi applicati dal settore industriale, quindi questo è storicamente il nostro ruolo principale. Poi sì, supportiamo le aziende e diamo supporto anche quando ci sono introduzioni normative nuove, tematiche fiscali, tematiche del lavoro, tematiche anche della sicurezza sul lavoro. Recentemente, tra l'altro, c'è una riforma del testo unico sulla sicurezza sul lavoro e un'introduzione che sicuramente è significativa è quella della formazione anche del datore di lavoro. Cioè è stato introdotto recentemente in un decreto che ha modificato il testo unico sulla sicurezza sul lavoro l'obbligo anche proprio di formazione per il datore di lavoro, quindi non soltanto per le figure quali il preposto e le altre figure che erano individuate precedentemente, ma è proprio il datore di lavoro che deve oggi formarsi sulle tematiche di sicurezza. Io personalmente la ritengo un'aggiunta che può dare di più, questo è chiaro. Pensiamo al datore di lavoro, non soltanto al grande imprenditore, ma il datore di lavoro oggi può essere anche un giovane imprenditore come me, un giovane imprenditore
che fonda una startup, che appunto ha un'azienda con grande contenuto tecnologico e ritiene di apportare un valore aggiunto sul mercato in virtù di questo, quindi compete con l'innovazione. Sicuramente le figure non sono più quelle del datore di lavoro come un tempo, quindi il classico grande imprenditore industriale, ma ci sono anche, esatto, anche come diceva prima il collega, c'è anche il piccolo, c'è la partita IVA, sono tanti i datori di lavoro che devono rispettare la normativa sul lavoro. In questo sì, un'industria sicuramente dà un supporto, ma poi io ritengo che comunque ogni imprenditore debba affidarsi a il giusto servizio, perché una cultura che forse un po' in Italia manca, ma all'estero è molto molto presente, è quella di affidarsi a chi ne sa di più. Quindi, come giustamente il lavoro del mio collega, è chiaro che non dobbiamo interpretare il suo ruolo come un costo morto, anzi, altro che, dobbiamo interpretare un servizio di consulenza e un servizio di supporto sulla sicurezza sul lavoro come sicuramente un'opportunità, perché il regime sanzionatorio dall'altro lato può arrivare fino alla sospensione dell'attività e quindi con dei danni elevatissimi, oltre alle conseguenze che possono ricadere sui lavoratori, alle conseguenze sociali. E io ritengo che, quindi, questo lo do a mo' anche di consiglio, è chiaro che bisogna rivolgersi a professionisti e che l'imprenditore non possa essere un tuttologo. Le normative sono complesse, sono in continuo aggiornamento, affidiamoci veramente a chi ci dà un servizio in più. E poi... Perdonami, scusami, sì. Fabio, ti rubo un attimino, però per fare proprio un appunto su quello che dice lui, forse manca proprio questo approccio, cioè, visto che ancora c'è questo retaggio della sicurezza come obbligo visto da alcuni imprenditori, mentre se io vado dal commercialista, vado dal consulente del lavoro, vado dall'avvocato, voglio il meglio per la mia azienda, quindi pago e pretendo il meglio, spesso quando compriamo sicurezza ci basta il pezzo di carta. Quindi in teoria forse la cosa da dire è: imprenditore, che spendete i soldi, cioè, perché di fatto ora sia nelle aziende in cui avvengono incidenti sul lavoro, sia in quelle in cui non avvengono, sia in quelle dove c'è stata fatta la formazione, piuttosto che quelle che hanno soltanto il pezzo di carta, in tutte queste aziende sono stati spesi soldi per avere qualcosa o per non avere nulla in cambio. Ecco, dice giustamente bene Samori, pretendete di più, i soldi li state cacciando comunque. Perché c'è poi un sottobosco di chi non spende, attenzione, cioè, sì, esiste, vabbè. Per, no, anche, a volte anche proprio per mancanza oggettiva, attenzione. Perché, sì, vabbè, però diciamo non ti imbarchi, fa parte del tessuto sociale italiano, attenzione, sì, questo sì. È così. Ma tantissime aziende spendono i soldi e si accontentano del pezzo di carta, ecco, bisogna alzare la testa, se spendi 100 cerca di ottenere 150, perché normalmente facciamo così, no? Cerchiamo di comprare una consulenza e avere il top. Spesso invece nella sicurezza dico, vabbè, dai, su basta il pezzo di carta, così se viene quello della ASL vede il plico preciso e finisce la storia. E però poi succede quello che succede. Scusami se No, io vorrei coinvolgere, mi piaceva tanto, allora... coinvolgere Legnante anche in questo tema, ma poi anche su un altro, perché bisogna entrare in un'altra ottica, quella che la sicurezza non è una questione che attiene soltanto alla grande manifattura, al cantiere edile o ai trasporti e magazzinaggio. La sicurezza anche in un ufficio, la sicurezza anche in un forno, la sicurezza anche in un'attività commerciale qualsiasi. Cioè, c'è bisogno di entrare in quest'ottica. Sì, sono perfettamente d'accordo, ma anche perché il divario c'è tra la grande azienda, scusate, nella grande azienda in linea di massima possiamo dire con certezza che le regole ci sono, i piani di valutazione dei rischi ci sono, le normative vengono rispettate e ci sono aziende, come veniva prima detto, che infatti premiano i lavoratori che contribuiscono a questo risultato, zero infortuni. Ci sono delle grandi realtà dove mettono in evidenza giornalmente quello che è l'andamento degli infortuni.
alcune addirittura in modo anche molto significativo, con dei semafori, con tabelloni, sì. Semafori dove praticamente c'è il verde, significa che tutto va bene, tutto sta andando bene, con i giorni progressivi dove ci sono zero infortuni. Questa dimostrazione della grande sensibilità che c'è rispetto a questo discorso per quanto riguarda le grandi imprese. Però abbiamo purtroppo delle grosse difficoltà nei piccoli luoghi di lavoro, nelle aziende dove prima, come dicevano bene i miei predecessori, praticamente abbiamo delle realtà dove addirittura abbiamo difficoltà a far sì che vengano distribuiti dei dispositivi minimi, aziende dove ci sono lavoratori che ancora comprano loro le scarpe antinfortunistiche, e queste sono cose che noi denunciamo purtroppo ogni qualvolta che ne veniamo a conoscenza, perché poi bisogna comunque anche, oltre che ragionare su un discorso di prevenzione, ma c'è anche un discorso anche di controllo rispetto ad alcune attività. E guardate, una questione che io credo che sia fondamentale è proprio il discorso della formazione. La formazione in tante aziende si sta andando sempre di più verso la polifunzionalità. Che cosa significa? Prendere una persona che ti sa fare più cose. E per carità, va benissimo, eh? Cioè non è che noi abbiamo dei pregiudizi su questo, anche perché poi possono prevedere questi ruoli, possono prevedere anche un avanzamento professionale, possono prevedere anche dei ritorni diciamo così verso il lavoratore, dei ritorni di carattere economico. Però è vero pure che queste persone devono avere i giusti strumenti, cioè queste persone devono essere formate. Non è pensabile che tu metti una persona su un posto di lavoro o vicino a un macchinario che magari ha anche un'alta percentuale di rischio, metterci una persona che non è formata. E questo rientra nella cultura di cui stiamo parlando. Allora, prima di andare in pubblicità, voglio salutare il dottor Pizzutelli, e lo voglio fare con quella slide che, di cui parlavo prima, che dovrebbe essere la 7, se non sbaglio, perché con la slide 7 si capisce che non tutto è perduto. Guardiamo il confronto, eccolo qui. Nel 2007 Frosinone contava 5.524 infortuni, nel 2019 2.744, meno 50%. Ecco, dottore, con un commento su questo chiudiamo la prima parte e poi andiamo in pubblicità. Allora, sì, perché ho messo il 2019? Perché il 2020 è stato purtroppo falsato dal Covid, per cui c'è stata una diminuzione delle ore lavorate. Per ovvi motivi, sappiamo, lockdown, smart working, eccetera. In più c'è stato l'esplosione del fenomeno infortunistico, la Covid, quindi i dati del 2020 sono, ci vuole più tempo per elaborarli. Diciamo che sono partito, guarda caso, dal 2007, quando abbiamo cominciato la settimana della sicurezza. In Italia c'è stato un progresso che è stato migliore che nel resto d'Europa, beh, vediamo. E noi abbiamo avuto questi grossi risultati, tant'è vero che anche i tecnici dell'INAIL, dell'Istituto Superiore di Sicurezza sul Lavoro, che ha sempre partecipato, devo dire, alle settimane della sicurezza, si sono interessati. Ma secondo me ciò che è decisivo non è la bravura della ASL in questo caso, ma è proprio la bravura di tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa sorta di movimento. Cioè, ogni anno verso maggio cominciamo a organizzarla e ci telefonano, cioè noi non dobbiamo chiamare nessuno, anzi dobbiamo in qualche modo chiedere scusa a coloro che non riusciamo a far partecipare a questa manifestazione che sta assumendo ormai dimensioni molto grandi, molto belle, perché ormai tantissimi vogliono partecipare, tantissimi vogliono partecipare anche alla nostra formazione, tantissimi vogliono fare i docenti, alcuni sono autentici fenomeni del campo nazionale, quindi stiamo parlando di persone che lavorano a tutti i livelli in tutta Italia, e ripeto, anche dei magistrati ormai si sono interessati, probabilmente l'anno prossimo faremo una sezione anche destinata ai magistrati che sono interessatissimi. Ripeto, questo sistema in genere funziona e i dati lo stanno a dimostrare. La sola sanzione non ce la fa, perché la sola sanzione, ripeto, tende a non far diventare un qualcosa di interiore quella che è una norma che sembra esteriore, che sembra venuta dall'esterno, che sembra calata dall'alto. Come diceva giustamente Veronesi, questa è un'altra cosa da fare, un'altra tangente da pagare, un'altra cosa da... Invece non è così, tant'è vero che se si facesse realmente prevenzione si risparmierebbe in realtà. È stato calcolato da illustri economisti che il costo della non prevenzione sul lavoro in Italia costa circa il 3% del PIL
una bella manovra economica in realtà, sarebbe. Quindi pensate un po', quindi in realtà sembra una spesa, sembra un costo, ma in realtà diventa un grandissimo, importantissimo investimento. Ultima notazione, poi vi saluto. Non mi è mai capitato in questi anni, quindi di migliaia di interventi, migliaia di ispezioni, di vedere un'azienda di qualità produttiva che abbia tanti infortuni. Cioè in realtà va di pari passo. L'azienda di qualità è un'azienda che ha grande qualità anche nel sistema prevenzione. È un qualcosa quasi di naturale, di parallelo. Quindi in genere le aziende che stanno in difficoltà anche nella produzione, che fanno produzione di basso profilo, hanno anche qualche problema di prevenzione o anche altri grandi problemi di prevenzione. Mentre aziende di alto livello hanno una prevenzione di alto livello, perché diventa un discorso naturale. E su questo è che volevo insistere. Perfetto, grazie dottore, anch'io. Stasera è una trasmissione di altissimo livello, veramente. Mi compiaccio di quello che sento, no, veramente, perché tutto ciò sono certo che anche se per mezzo di quel punto percentuale possa concorrere all'incremento dei livelli di sicurezza sul lavoro, io ne sarò felicissimo e sono certo anche voi. Grazie dottore. Grazie a voi, buonasera, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori. Grazie a voi per la prima parte, adesso Covid News, pubblicità e poi ci vediamo nella seconda, in cui ci saranno anche degli utili consigli, specie in questo periodo dentro casa, perché voi pensate che l'albero di Natale è solo bello. A dopo. Bentrovati a Covid News. Ieri 78.610 contagi nel Regno Unito e poco più di 20.000 qui in Italia. Che cosa sta accadendo? Beh, sta accadendo che a Londra è diventata prevalente la variante Omicron e a breve, purtroppo, lo sarà in tutta Europa e anche da noi. Anche se in questo momento, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia la circolazione di Omicron non è ancora molto diffusa. Ma siccome ha una capacità molto maggiore della variante Delta di diffondersi tra le persone, ci aspettiamo che purtroppo lo diventi a breve. Ma questo che cosa significa per noi? Perché abbiamo sentito un po' di tutto, abbiamo sentito dire che è più aggressiva, che è meno aggressiva, che è un banale raffreddore, che sfugge ai vaccini, che non sfugge ai vaccini. Allora, cosa sappiamo davvero? Cosa ci dicono le evidenze scientifiche e non le opinioni dei singoli medici, professori, scienziati o quel che siano? Beh, ci dicono che per sapere se è clinicamente più buona, quindi se nel nostro corpo fa più o meno danni della variante Delta, dobbiamo ancora attendere. Però sappiamo che si diffonde 3 volte di più della variante Delta con le restrizioni. Significa che seppure desse la stessa sintomatologia della variante Delta, diffondendosi 3 volte di più, significa che farebbe 3 volte gli ospedalizzati, 3 volte le terapie intensive, 3 volte i decessi, quindi moltiplicherebbe tutto per 3. Ovviamente questo sarebbe un problema di sovraccarico del sistema sanitario. Un'altra notizia non piacevole che ci è stata data ieri dal direttore dell'OMS e dall'SDC è che contro questa variante i soli vaccini non bastano. Non bastano perché è molto contagiosa e perché è molto capace di sfuggire ai vaccini. Ma attenzione, se sappiamo che contro 2 dosi possiamo far poco, la terza dose ci aiuta abbastanza, perché il richiamo del sistema immunitario, che non si basa solo sulla risposta degli anticorpi, come abbiamo visto nelle precedenti puntate, ci aiuta comunque a tenere a bada questa variante. Ma una volta che ci siamo vaccinati, il nostro compito non è ancora finito, purtroppo. Mi raccomando, so che siamo tutti stanchi, però dobbiamo ancora tenere duro, dobbiamo impegnarci e dobbiamo ricordarci che dobbiamo sommare le misure di precauzione. Quindi facciamo la terza dose, usiamo ottime mascherine e ventiliamo gli ambienti e vediamo che piano piano la scienza ci tirerà fuori da questa situazione difficile. Noi ci rivediamo per tutti gli aggiornamenti con Covid News. A presto!
Eccoci qui nella seconda parte di A Porte Aperte. Abbiamo salutato il dottor Pizzutelli, ma i temi non sono esauriti. Io torno da Paolo Veronese perché voglio fargli una domanda. Abbiamo visto i dati della provincia di Frosinone, ok, relativamente agli infortuni sul lavoro, i dati del Lazio. Voi siete partiti da qui, dalla provincia di Frosinone, ma siete arrivati in tutta Italia, in un settore che, diciamo, non è che vendete una cosa che lo fate solo voi, è un settore comunque in cui ci sono diverse aziende. Come ti spieghi a mente fredda, da titolare dell'azienda, questa evoluzione? Non dirmi perché siamo bravi, perché sennò sarebbe... Non lo direi mai, perché non siamo bravi, anzi, forse è stata l'abitudine a lavorare con dei clienti qui, del posto, che soprattutto negli anni hanno sempre chiesto qualcosa di più. Quindi quell'approccio alla sicurezza che avevano queste aziende con cui abbiamo avuto la fortuna di cominciare a lavorare 20 anni fa, perché comunque, diciamo, la storia aziendale viene prima, però negli ultimi 20 anni, parlo almeno da quando c'è la mia di guida aziendale, abbiamo avuto delle aziende, dei clienti che ci hanno sempre chiesto il salto in più. E quindi quel andare sempre avanti, a un certo punto ci siamo resi conto che le aziende con cui potevamo avere delle sfide, quindi migliorarci, in provincia erano finite o comunque diciamo, avevano i loro fornitori. Vabbè, certo. E ci siamo guardati un po' sempre di più a livello prima regionale, e poi prendi i clienti che hanno, diciamo, sedi anche al di fuori della regione, gli dici va bene, lo facciamo. E così via. E noi la cosa è stata questa: sicuramente i lavoratori del nostro territorio, quindi il mio staff, che è uno staff prettamente del territorio, anche con delle incursioni che vengono dalle Marche, piuttosto che anche sempre dal Lazio, adesso siamo nel Veneto e in Lombardia, però quel senso, quella dignità del lavoro, quel senso del lavoro, forse quello l'abbiamo fatto nostro e l'abbiamo messo a servizio dei clienti, e quindi ci ha fatto apprezzare al di fuori del nostro territorio. E poi perché comunque nel tempo abbiamo cominciato a raccontare quello che facevamo, quindi sicuramente è stato anche, non siamo stati bravi, forse siamo stati bravi anche a raccontarlo. Ecco, una domanda che mi viene parlando, ascoltandoti parlare, è: quando un'azienda del nord si rende conto che c'è un'azienda di Frosinone che può offrirgli quello che lui potrebbe trovare anche lì, ma invece sceglie di prenderlo da voi come consulenza, come tutto quello, come vostra attività, ecco, cosa dice? C'è qualcuno che dice: non pensavo che a Frosinone... No. No, perché, sì. Perché veramente c'è questa vulgata... No, noi un po', diciamo, nel nord spesso pensano che siamo di Verona, che sai, veronese. Quindi diciamo c'è... E poi comunque no, diciamo, confessiamo subito le nostre origini, attenzione, quindi non è che dicono... Sono di vicino Roma. No, diciamo subito, noi siamo di Frosinone, abbiamo le sedi, tutto quanto. E sono sorpresi, però probabilmente... ti ricordi che all'inizio ho detto che 20 anni fa io mi sentivo veramente indietro, no? Certo. Dico, vengo da un territorio che siamo molto più indietro rispetto agli altri. In realtà quel gap è stato completamente eliminato. Quindi in realtà... è forse al nord che sono rimasti, che si curano sui propri allori. Poi tieni presente che noi appunto siamo un'azienda che da Frosinone copre oggi tutto il territorio nazionale, quindi abbiamo dei clienti nazionali per cui gestiamo tutto il territorio, e spesso i miei colleghi di Milano non vanno oltre i 15 km da casa, proprio culturalmente, certo. Ma li capisco anche, noi qui se facciamo... fino a 50 km ancora abbiamo da fare, però, come dire, Roma per noi è la normalità, quindi fare 100 km diventa quasi la normalità. Per loro in 15 km forse hanno quello che noi abbiamo in 100, e quindi è impensabile che qualcuno parta da Milano per fare delle manutenzioni piuttosto che una formazione a Frosinone o peggio ancora a Reggio Calabria. Certo. E quindi questo ha aiutato il fatto che da sempre culturalmente siamo stati abituati a fare da spola da Frosinone ad altre città, comunque del circondario, a riapplicare nuovamente questo sistema anche in tutta Italia. Gli altri forse
questa cosa non ce l'hanno proprio nel DNA. Quindi in 15 km trovo tutto quello che mi serve, è inutile andare a 20. E ti posso garantire che quello è uno degli aspetti, e poi il fatto di farlo con personale interno. Quindi normalmente noi le persone che mandiamo in giro, tranne che rari casi, soprattutto in picchi di lavoro, dove ci rivolgiamo a subappalto, ma stiamo eliminando anche quello, piano piano, perché non è una cosa, un processo che si fa in un giorno, però anche il fatto di sapere che l'azienda fa con operatori interni quello che poi di fatto vende, tra virgolette. Quindi questo. Niente. Lei viene da un settore in cui la sicurezza forse è ancora più importante, perché il settore cartario, ne abbiamo tanti purtroppo di esempi anche negli ultimi anni di infortuni anche gravi che sono accaduti. Diciamo che il settore della carta è un settore che abbraccia tutte le gamme di imprenditori, dal piccolo imprenditore fino alla grandissima azienda. Ecco, le chiedo a livello di sicurezza come è messo il settore nella nostra provincia e quanto si può ancora migliorare. Si può migliorare tantissimo, anche se dobbiamo entrare in un'ottica che le cartiere, per la loro composizione, per la loro tipologia, per la loro specificità di macchinari, sono dei macchinari già di sé per sé pericolosi, cioè che bisogna veramente intervenirci il meno possibile e soltanto quando ci sono tutte le condizioni. Diceva bene, anche per quanto riguarda gli infortuni che abbiamo avuto in questo settore, sono stati pesantissimi, nonostante, ripeto, ci sono delle grandi aziende che rispettano alla lettera tutte quelle che sono le normative sulla sicurezza, ma abbiamo purtroppo registrato, come dicevo già a inizio trasmissione, abbiamo registrato degli infortuni mortali, abbiamo avuti a Sora, abbiamo avuto Broccostella, abbiamo avuto a Cassino, negli ultimi 8-9 anni purtroppo 3 infortuni mortali sono qualcosa di pesantissimo. E come dicevo prima, quando invece c'è un infortunio normale nelle cartiere, più delle volte ci si rimette un arto, cioè come minimo ci rimetti una mano, ci rimetti qualche... E quindi di conseguenza lì bisogna intervenire perché, guarda, c'è un'azienda, non faccio il nome ovviamente, che viene presa come riferimento per quanto è fortemente attrezzata su tutte le discipline, su tutte quelle che sono le normative sulla sicurezza. E addirittura la stessa Confindustria la prende come riferimento quando fanno corsi di formazione alle persone con delle slide, proprio perché è un'azienda che è un'eccellenza rispetto alla sicurezza. Eppure anche lì abbiamo avuto per esempio un infortunio pesantissimo, con delle gravi ricadute fisiche sulla persona che ha avuto l'incidente. Questa dimostrazione che purtroppo non è mai troppa la sicurezza, purtroppo l'incidente può avvenire sempre. E l'altro dato che ci deve far riflettere è che, contrariamente a quello che si può pensare, l'infortunio non accade solo al giovane, non accade solo al ragazzo che è da pochi mesi in quella realtà. Il più delle volte invece, purtroppo, le percentuali maggiori sono proprio su quelle persone che operano magari su quel macchinario da 20 anni. E quindi automaticamente, no, ecco perché dico, è fondamentale non far mai abbassare l'attenzione su questo, capito? E mi sono fatto con questa domanda un bel assist per Samori, perché il presidente di Confindustria Bonomi, nella sua relazione finale dello scorso anno, se non sbaglio, ha detto la formula magica, ha usato questa formula, la formula magica per far ripartire l'economia, soprattutto sul settore della sicurezza, è la formazione continua. Quindi anche in questo c'è bisogno di un'attenzione particolare nel continuare a tenere formati gli addetti. Mai abbassare la guardia, mai abbassare la guardia, formazione continua, miglioramento continuo, che è un altro concetto che sicuramente noi applichiamo nelle nostre aziende e che diffondiamo, perché ovviamente come Confindustria e come un'industria siamo sempre attori della promozione della cultura d'impresa e rientrano anche questi concetti in pieno.
Io andrei anche oltre, perché nelle nostre, nei nostri dibattiti, nelle nostre discussioni, la tematica della sicurezza entra sempre e diciamo, in uno dei nostri eventi ricordo chiaramente uno dei nostri rappresentanti di vertice che diceva perché non riproporre un insegnamento anche nelle scuole di tematiche del genere. Cioè io quando andavo a scuola non sono così âgé, però insomma ricordo che studiavo anche educazione civica, era una materia. Allora perché non cominciare dalle scuole, perché non insegnare anche sicurezza sul lavoro, affrontare questo tema sin da subito, vista la grandissima importanza, no? Che entri anche in un dibattito educativo, perché no? Anche perché abbiamo visto che la ricettività dei bambini su tematiche come ad esempio la mascherina, che poi alla fine, parliamoci chiaramente, è un dispositivo di protezione individuale, come potrebbe essere un dispositivo sul lavoro, spiegare magari che quella mascherina in certi lavori è fondamentale, così come l'elmetto, certo, secondo me potrebbe essere davvero un'ottima strada quella che ci ha dettato Samori. Un'altra strada, e prendo spunto da un post di Paolo Veronese, perché poi io quando devo preparare una trasmissione divento stalker e vado a studiare, quando ha presentato il suo libro, tra l'altro nella sede di un'industria a Roma, se non sbaglio, di Confindustria a Roma, se non sbaglio, alla domanda sul perché abbia voluto scrivere un libro sul tema, ha risposto, ora non ti cito a memoria perché non è che sei Proust, sarebbe grave. Però ha detto, ho deciso di scrivere un libro sulla tematica della sicurezza perché troppe volte quando un tecnico della sicurezza va a parlare con un imprenditore usa termini astrusi quasi a far sentire uno stupido il chi deve ricevere l'informazione. Ecco, c'è ancora troppo di questo nel mondo della sicurezza, ma anche in altri mondi, ovvero usare troppe parole per poi far capire un concetto che magari con l'empatia potrebbe essere espresso ed avrebbe anche un risultato migliore? Guarda, il problema qual è? È che se tu non capisci una cosa, non ti oppone a quella cosa, tendenzialmente. Quindi non tutti, fortunatamente. Torniamo a quel discorso che dicevamo prima. Le aziende che spendono soldi per la sicurezza devono pretendere di avere sicurezza in cambio. Lì si gioca tutto, no? Invece ci sono alcuni professionisti, vogliamo chiamarli così, anche se probabilmente non lo sono, che invece preferiscono far sentire, esatto, stupido l'imprenditore e dire poi alla fine non ti preoccupare, ci penso io, e quindi l'imprenditore, ripeto, e lì poi però dobbiamo sdoppiare dietro questa parola imprenditore la vera essenza dell'imprenditore e diciamo un qualcos'altro, ma al contempo diventa anche la formazione alla stessa maniera. Cioè tu prendi un lavoratore e su questo io sono d'accordo con Samori, ma fino a un certo punto, nel senso che si deve parlare di sicurezza anche nelle scuole, ma non dobbiamo fare l'errore che spesso i nostri governanti fanno, la nostra politica fa, di dire ok, facciamolo fare ai giovani, poi ci dimentichiamo il resto, no? Perché spesso si fa così, in questa scuola noi mettiamo tutto, no? Certo. Tutto lì, tutto deve partire dai ragazzini, quindi l'educazione sessuale la facciamo partire dagli elementari, la sicurezza lì, tutto là, no? E poi ci dimentichiamo il resto. Quindi noi oggi sicuramente stiamo facendo un grande lavoro con i bambini sono sicuramente più preparati di noi, anche se non parlano di sicurezza nelle scuole, sicuramente un ragazzo oggi di 14 anni ha il concetto di sicurezza maggiore di quello che potevamo averlo noi. Il problema è che lo ha molto più accentuato del lavoratore che oggi ha casomai 40, 50 o addirittura 60 anni e che è ancora in cantiere. Ecco, dobbiamo capire come lavorare anche su quelle persone lì. E quello si può fare soltanto in un modo: la formazione continua, sicuramente, ma la formazione di qualità. Parliamoci chiaro, quante volte le scuole, no? Chi ha fatto il liceo, no? Sa perfettamente che chi andava al liceo era chi voleva studiare e poi c'erano i tecnici, no? Geometri industriali e quant'altro. Perché? Perché probabilmente lì c'era poca voglia di insegnare o di coinvolgere. Stessa cosa, se io faccio sicurezza sul lavoro, faccio un corso di formazione, metto dentro tutte persone, gli parlo della PLE e gli
li faccio addormentare in aula mentre li spiego, io sì, ho formalmente fatto un corso, ho formalmente fatto anche tutte le ore, tutte le 12 ore, cioè quindi non sto stampando certificati, no, che è una cosa pratica e legale, anche se esiste, quindi sto facendo una formazione perfettamente asettica che fa uscire quelle persone fuori dall'aula che non gli è cambiato nulla. Poi il giorno dopo vanno sulla PLE, non allacciano il casco e succede quello che poi succede. Attenzione, poi può capitare, e questo purtroppo è un dato di fatto, noi quando facciamo sicurezza cerchiamo di azzerare il livello di rischio, ma non lo azzeriamo mai, il rischio zero non esiste, quindi purtroppo poi, voglio dire, sarebbe bellissimo poter avere la soluzione per avere zero morti sul lavoro. Poi se andiamo ad analizzare, spesso quando c'è un morto per lavoro, morto sul lavoro, perdonatemi, la colpa può essere del macchinario, dell'imprenditore, a volte anche del lavoratore. Questo non si dice mai, perché per carità un morto è sempre un morto e quindi merita rispetto. Quindi ci sono una serie di cause, no? Quindi a volte c'è anche semplicemente... Certo, proprio l'errore umano. L'errore, cioè, voglio dire, può capitare, ecco, questo voglio dire, cioè, altrimenti parliamo del nulla, è impensabile vedere, no, una persona che va a lavorare tutto imbabuccato nella speranza che non succeda mai nulla. È chiaro che però molto dipende anche dalla qualità, e quindi torno lì. L'investire in sicurezza è un investimento, cioè quindi... I dati, cioè le multinazionali investono in sicurezza perché ogni euro investito in sicurezza gli riporta 1,50 euro, 2 euro, 3 euro, hanno un ritorno economico, perché rientra in un sistema di qualità, di gestione della qualità. Nel sistema di gestione della qualità la sicurezza è importantissima, è chiaro che però va fatta a livelli altissimi, quindi l'invito è quello di spendere 100 euro, pretendete che quei 100 euro siano al top di quello che può essere fatto, quindi i corsi devono essere fatti in modo che i lavoratori si sentano coinvolti. Questo è un po' la... Una riflessione su questo da parte di Legnante? Sì, io torno al discorso iniziale, gioco di squadra, cioè ribadisco questo concetto perché se noi non comprendiamo che se parliamo di formazione, per esempio, la formazione non deve essere vista come un elemento di disturbo da parte di nessuno, da parte di nessuno che viene coinvolto sulla formazione, perché la formazione serve se viene fatta in modo serio, serve se viene fatta con quella logica che deve portare poi la persona a comprendere che quelle sono informazioni fondamentali, sono cognizioni fondamentali che la persona deve acquisire. Stesso identico discorso vale anche per quelli che sono le normative. Se noi in un'azienda abbiamo il responsabile della sicurezza dei lavoratori, abbiamo l'RSPP aziendale e abbiamo il medico competente, non è possibile che magari il responsabile dei lavoratori viene coinvolto soltanto per espletare dei riti burocratici o per comunque sottoscrivere quello che può essere e la valutazione dei rischi di quello stabilimento. Cioè bisogna lavorare insieme, bisogna fare un gioco di squadra. Volevo fare un'altra osservazione in merito anche a quello che è il cambio culturale anche da parte delle organizzazioni sindacali in merito ad alcune questioni. Già da anni, quando abbiamo i rinnovi contrattuali nazionali, nelle piattaforme sindacali, a differenza magari di quello che poteva accadere 20 anni fa, si fa sempre più forte la presenza della sicurezza nella piattaforma sindacale, dove noi cerchiamo comunque anche di arricchire già tutta una serie di norme che esistono, però cercare di aggiungere ulteriori magari normative o ulteriori miglioramenti rispetto proprio a quello che già oggi c'è, per cercare di migliorare sempre questo discorso legato alla sicurezza. Però anche su questo faccio un piccolo appunto, magari a volte quando si fanno tavoli negoziali rispetto a un rinnovo contrattuale, anche le associazioni datoriali dovrebbero darci una mano rispetto a questo, perché il più delle volte ci rendiamo conto che magari quando si chiede un delegato in più in base ai numeri dei dipendenti, un delegato in più che può servire o qualche ora di assemblea in più specifica solo sulla sicurezza che può contribuire, può servire alla causa che è comune, perché ripeto che l'interesse è comune, non sempre troviamo una sorta di condivisione. Ecco, questo era, ecco perché dico che è fondamentale il gioco di squadra, è un qualcosa che non può dividerci quando si parla di sicurezza. E
concludiamo il giro con Samori. Oltre a questo c'è anche un problema di comprensione delle norme. Le norme dovrebbero essere sempre più comprensibili, si dovrebbe andare anche in questo settore verso una sburocratizzazione. Pienamente d'accordo. E non solo direi bisogna andare verso una sburocratizzazione, ma anche verso un'omogeneità che sia veramente a livello nazionale dal punto di vista normativo. Prima sentivo la piattaforma di secondo livello e la sicurezza sul lavoro. Ok, ben venga, però aggiungere norme, creare dislivelli tra quella che è la normativa nazionale e quella che è poi un'applicazione di secondo livello, aziendale, territoriale o quant'altro. Attenzione a non creare poi bacini normativi a sé, ma abbiamo bisogno di una normativa chiara, nazionale, omogenea. Sicuramente la burocrazia non ci serve su questo argomento, meno che negli altri addirittura. Questo è l'argomento su cui meno è necessaria la burocrazia, ma sono più necessari poi gli aspetti sostanziali, più di tutti. E anche sul discorso della formazione, certamente la formazione ben venga, ovviamente anche qui regole chiare. La formazione deve essere poi messa dentro dei paletti, perché ovviamente poi se no rischiamo che veramente l'imprenditore dica sì, io formazione la faccio, formazione continua, ma poi bisogna anche lavorare ovviamente, lavorare in sicurezza, ma lavorare formati, ma non ovviamente andare oltre quello che è necessario e quello che è giusto. Ecco, quindi correttezza, paletti, limiti ben definiti, norme chiare, no burocrazia e soprattutto omogeneità delle norme. Ed ora rilassiamoci un attimo, siamo vicini al Natale, il signor Veronese qui presente pubblica ogni giorno, salviamo Babbo Natale, mettiamo in sicurezza Babbo Natale, metti in salvo Babbo Natale, sono delle piccole regole. Metti al sicuro, adesso mi hai fatto venire il dubbio, no? Io l'ho tu preso, vai, diritto, sono quasi no. Certo, visto sì. Il mio stalking, che è mettiamo in sicurezza Babbo Natale. Va bene. Potrebbe essere. Comunque lo trovate sulla pagina di Passione Sicurezza. Che cos'è? Un decalogo? Un decalogo, diciamo, è un qualcosa che adesso riproponiamo da qualche anno in realtà, sì. Perché diciamo, è quel momento dell'anno, il Natale, dove c'è sempre molta frenesia, no? Si tende a correre da una parte all'altra, i regali, i preparativi e quant'altro, e poi ci si dimentica che la sicurezza non è un concetto esclusivo del lavoro, anzi, in realtà in casa potremmo aprire un capitolo a parte. E tra le altre cose, tanti di quegli operatori che ora avrò un popolo di eter, no? Tutti quegli imprenditori, però sono spesso persone che operano proprio all'interno delle case, no? Quelle aziende di cui parlavo prima, che spesso fanno meno sicurezza degli altri, sono proprio quelli che ti ritrovi casomai a fare un lavoro sul tetto. Sì. Okay. Quindi qua si aprirebbe poi un altro discorso. Quindi il decalogo che cos'è? Sono dei piccoli consigli su cose da tenere a mente ogni giorno, quindi lo stiamo facendo ogni giorno da qui fino a Natale. Quella basilare qual è? Beh, una delle più importanti, ma questa è fondamentale, è togliere la corrente delle luci di Natale la notte o quando si esce di casa. C'è questa abitudine di lasciare acceso l'albero di Natale la notte o anche quando si esce in casa. In Italia, fortunatamente, anche per la normativa che regola la realizzazione degli impianti elettrici, abbiamo degli impianti elettrici più sicuri che nei paesi anglosassoni, in America prima. Sì. Però, quindi, diciamo, la casistica che ci sia un cortocircuito e prenda fuoco l'albero di Natale. Poi fare dall'albero di Natale la casa flambé, diciamo, ecco, che non è il massimo. Io invito, cercate su Google semplicemente albero di Natale fuoco e vi rendete conto di cosa può succedere. Disastro, anche perché in America, ad esempio, è normale, esiste proprio l'angelo a forma di puntale che in caso di incendio esplode e spegne. No, ma sì, esiste perché è un fenomeno molto diffuso. Poi un altro. Un altro, ad esempio, questo vale sia per il Natale che anche quando non è Natale, chiudere sempre il gas. Abbiamo avuto poi adesso, vediamo freschi adesso.
da quello che è successo con il gas metano. Ovviamente non è colpa della valvola lasciata aperta, ce lo sapranno dire poi gli inquirenti, però è chiaro che spesso ci dimentichiamo che noi dentro casa non abbiamo grandi fonti di pericolo, sono poche se ci pensiamo, quindi prestare attenzione a chiudere il gas quando fondamentalmente uno ha finito di cucinare riduce il rischio di eventuali perdite, e ancora di più visto che tanto a Natale andate a mangiare fuori, spesso e volentieri andate a casa della suocera, a casa del fratello, della cognata e quant'altro, ecco, chiudete il gas quando non ci siete e abbiamo eliminato uno dei pericoli di incendio dentro una casa fondamentalmente. Ok, non ce ne vuoi dire un altro? No, perché no, siamo in chiusura. Poi allora, basta seguire Passione Sicurezza. Passione da Sicurezza. Qui fino a Natale avremo il decalogo. Cioè, ne mancano otto, perché 8. ce ne sono due pubblicate. Sì, per il momento andremo avanti. Quindi fino seguite alla... e ci sono tutti i consigli. Grazie a Pasquale Legnante. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a Eugenio Samori. Grazie a voi. Grazie al dottor Pizzutelli che ci ha preceduti e grazie a Paolo Veronese per essere stato qui con noi. Grazie a tutti voi per essere stati qui con noi. Ora io vi saluto, ci vediamo la settimana prossima, ma non cambiate canale perché c'è il direttore con Faccia a Faccia. A giovedì prossimo.